Basta, dai! Aspetta, la salsa barba. Non potevi fare così, tu? No, è bello vedere. Ma intanto partiamo, sennò qua. Prendiamo più. Non è marmellata, è salsa barbecue. Tati, se tocchi le mie crocchette con quel dito ciucciato, oh, ti ammazzo, te lo giuro. Ma era un pelo di gatto quello, Tati! Cioè, è assurdo. Andrea, era un pelo di gatto. Andrea, tanto ti sognare voi, non penso che quello era solo uno. Ce l'abbiamo qua dietro. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con una nuova sfida con il cibo, perché dopo la sfida degli hamburger che vi è piaciuta così tanto, siamo qui per riproporvene un'altra con le crocchette, con le famose McNuggets. Oggi ragazzi siamo qui dalla mia sinistra verso destra con Mirko. Mirko? Dov'è? Non c'è Mirko. Saluto a Mirko FNOT. Saluto a Mirko. Queste sono per te. Siamo qui con Mr. Sparta Praga. Salve. The Fuse Gamer. Siamo qui con Andrea Fusco. The Fuse Gamer. E con Tatino 23. Di Tatino 23. Ecco. Quindi ragazzi, oggi cosa andiamo a fare? Abbiamo pronte esattamente 500 McNuggets. Ne andremo a cucinare ovviamente 50 alla volta. Uno perché si raffreddano e quindi dopo fare... Tati, che cazzo era? Un altro pelo di gatto quello? È trasparente, non è pelo di gatto. È trasparente! Tati, ma un pelo di gatto dobbiamo mangiare! No, era un capello, era bianco. Tati, ma io non l'ho cucinato, Tati, ho cucinato però, te! Tati, posso io no, di togliere questo qua di tra di no. Perché... Tati, ma vanne bene, poi qui, ma porca! Vanne dormendo. Bene qua sopra, no! Gioca! Ma no, gioca! È il cibo, questo è il mio stomaco, altro che gioca! Mangia! Quindi ragazzi, ho detto, ne cucineremo ovviamente 50 alla volta, perché sennò poi si raffredderebbero. E comunque... Non vogliamo sprecarli ovviamente nel caso non riuscissimo nella nostra impresa. Quindi ragazzi, se siete pronti a mangiare, andiamo dentro con le McNuggets. La sì. Prima ovviamente, quella la di turno tutti di tutti quanti. Prego mister, siete pronti? Non l'ho mangiato. Non l'hai mangiato, ti ho guardato, eh. Dadì, mi raccomando, vai. Alla vostra salute. Via. Devo aspettare. Ah, mangia, Dadì. Ah, ok. Ragazzi, volevo dirvi che ogni crocchetta sono almeno 3000 calorie. No, però le crocchette di pollo hanno quello. Cioè, sono qualcosa in più degli hamburger, eh? No. Perché sembra... Dici, no. Perché è la prima, è quello. Quindi. Però gli hamburger devono essere conditi. Le crocchette hanno quel cuore di pollo. Ah, è so. Tutto pollo. L'hamburger ha il pane che ti cuore rallenta. Di pollo, in questo caso pelo. Perché tengo. Che dà quel tocco in più. Mamma. Questa è la quinta, la sesta, non so neanche io. Vabbè, questo me lo giù in fretta. Mamma mia, le crocchette quanto sono buone. Andiamo dentro con un'altra crocchetta. Ovviamente come in ogni video vi facciamo vedere anche la costata. Aspetta Andrea, perché un incidente è poco, ma due fanno un disastro. Il terzo è una catastrofe. Eccolo lì. Ma guarda là, i piedi sopra il pantalone. Tati, ma ti è caduto del rimasuglio. Non puoi mangiare la crocchetta dopo se non finisci la crocchetta prima. Non è, non c'è. Era per terra, guarda. Ah, non è vero. Faccio face up. È sta cosa qua. Dai. E poi ti mangi i finocchi nel pomeriggio. Mangi a pranzo i finocchi perché a dieta, ragazzo. Sta a posto. Okay, ma sei stato in guerra? Perché? Fai così, non così! Sì! Per fortuna che ne ho preso 500, questo qui ne sta mangiando due alla volta. Oh mazzo! Sono pronte le altre, Tatino? Fa controllare! Perché okay. Qua scarseggiano, eh! Eh sì! Attento però ovviamente le dobbiamo finire, quindi andiamo dentro con il ketchup e poi dritto in bocca. Entra la crocchetta, Andrea, è buona! Mm-hmm. Andiamo dentro con l'ultima. Oh, bastardi! Ulimati crocchette, Ulim! Va a Roma a perdere la poltrona. In questo caso le crocchette. Ma questo è un barista. Tati, dove vai? In cielo! Tati! Scusa, ma la precisione non è acqua. Falla con la Coca-Cola. La precisione non è acqua. Che proverbio è? La classe non è acqua. La precisione non è acqua. Vai, Tati, se mi cade addosso, giuro che... Madonna, stanotte non dormi. Oppure domattina non ti svegli. Guardalo. Ricordati che fa... Madonna, che tardo. Basta! Coglione di merda, oh. Io me la metto da solo. Aspetta che questo scemo ha messo tutta questa schiuma. Io avrei ancora fame. Vabbè, stai cioè tu sei venuto in qua mangiando una crocchetta? Ma che cazzo hai presa? Cos'hai lasciato la scorta di là per te? È personale?
cosa che si fuma? Ma cos'è? Ci gode, non è da, da bruciarti la lingua. Ma come fuma? Fiuma, cioè, costa di mangiarla perché il cibo, le crocchette, se l'è preparata. Ok, basta, però. Sei tutto scemo. Finito? Beh, andiamo dentro con la seconda ondata. Ah, ma brucia proprio! Com'è, mister? Il Vesuvio. Il Vesuvio. Come ha fatto? Questo come ha fatto per il Vesuvio? Ha riso. Ragazzi, diceci nei commenti se quando lui ha detto Vesuvio si è messo a ridere con la fine del tipo... Speriamo. Ha fatto tipo così? Ha tipo... Ha fatto... Quindi ragazzi, fatecelo sapere con un commento. Ma fuma proprio! Ma lui non lo ferma nessuno. Hai visto come fa? Fa così, va? Guarda, fa così la di negalo. Cioè, la sua apertura di bocca è come se dovesse entrarci un panino del genere, no? Quando in realtà la crocchetta è così. Ci godo, cazzo. Hashtag ci godo, cazzo. Ma se gli va di traverso, poverino. Uno in meno. No. Uno in meno di chi? Di cosa? Il napoletano. Guarda la tranquillità con cui tiri su. Così va. La salsa barbecue. Sì, così va, aspetta. Guarda, lo usa come se fosse un cucchiaio, no? A badilate ci dà, guarda lì. Sembra marmellata, sembra. Guarda qua, tatino, con questo pezzo piccolino. Fa così. Ma sul sicuro lui. Mamma mia, mi tocca mettere il bollino rosso anche in sto video. Nì, Tati, mangia, mangia, tanto. Che merda! Che schifo! Tati, cioè, per il gatto di me, poi ti metti tu sputando sopra le crocchette! Un po' di rispetto per chi mangia bene. Tagheremo uova stavolta. Omar, direi di fare una cosa, vai. Bene, Omar, ecco qua. Però ci devo guardare negli occhi. E dobbiamo anche un bacino dopo. Andrà questa crocchetta la più buona delle altre. Sto quasi al limite, ve lo dico. Sto quasi al limite. Le prime 10 tranquille, le seconde 5 ma questa qua, mamma mia. Sei più pesanti. Ma se tutto quanto però, caro, Dio, ma mannaggia. Stanotte, invece di contare le pecore, conterò le crocchette. Conterò le tormentate. Sentirai temporale, sentirai. Crocchette. Tu dormi sotto di me. Come senti tu di temporale le crocchette? Ma non è che non sono pieno, cioè sì, sono pieno, però c'è quello che mi rutta di fianco, cioè, ma sembra normale. Un paese civile. Un po' di educazione. Hai ragione, un po' di educazione. Questo è male. Per digerire un po' di Coca-Cola serve. Un po', non 2 litri solo per te. Ma cos'è? Acqua? Come fai a mandarla giù così? Io mi brucio la gola. Ti scioglie pure il fegato sta roba. Ma l'ha mandata giù come fosse trasparente, bicchiere vuoto, ha fatto così, ha fatto. Tadino. Cioè, ma cosa hai tu nel metabolismo? Assolutamente, stai venendo a figli del logo. No, perché a pranzo dovete sapere che la mamma gli fa le cose tutte a dieta, la verdura e la frittata. Cioè, lo cura bene, no? Sta attenta e lo aiuta in questa dieta. Poi? Ma poi lui la sera si sfonda! Ma voi fate fare ste challenge! Io devo vincere. Sì, ma non ti diciamo che devi bere 2 litri di Coca-Cola, eh? Quella è un'altra challenge, magari. Ragazzi, sono arrivato. Ragazzi, sta friggendo ancora. Io mi attendo. Comunque basta, io sennò mi sento male. Ce n'è ancora. Beh, ragazzi. Ragazzi, io sono arrivato. Dove, Andrea? Nel paese dei balocchi. Anche nel paese delle crocchette. Chiamato Sazietà. Quello è il capostazione che ci ha detto che eravamo arrivati. Una pasta a me, ti prego. Acqua guizza dall'Alpe. Guarda Omar. Omar, se ti concentri un attimo poi esce il... C'è un pelo di gatto sul dito! Ora, ciao, piacere Omar, benvenuto. Ma questo ride, questo è scemo ragazzi, c'è il suo gatto qui che perde più lui i peli che poi sta diluviando, c'è più peli che acqua qui. Ce l'avrei avuto sul pantalone sicuro. Ma che sul pantalone che lo sono qui tu... Guarda! Si toglie. No, è il tuo pelo, mi sa, non è il tuo pelo. Fa, più che altro fa schifo, capisci? Andrea, ma che ci posso fare? No, tutti i partiti del pelo. Gli esseri umani no. Sì, sì, capelli. Sì, ma non così, nell'aria tutti i giorni. Tutto il giorno più che altro. Te lo lasciavi un attimo 5 minuti là fuori, non andava a nessuno. Guarda quest'altro ancora. Ragazzi, io direi che facciamo fine qua il video. Oh, l'ultimo giro a testa, ragazzi. Uno? Uno, ma io sto sentendo male proprio così, Ma io non ce la faccio io pure, sto pieno. No, va bene, abbiamo... Non possiamo lasciare tutte quelle crocchette lì. Sta friggendo ancora. Ma capì, basta, non frigge più niente. Ormai è l'ultimo. Ho capito che te mentre noi dormiamo vai lì e poi continui a mangiartele. Ma non basta. Vai a ultimo, vai. Questa colazione. Ultima volta quando, ma veramente sto sboccando, eh. Ragazzi, magari. Mi raccomando. La cincino lo facciamo? No. Dai, vai. Vai. Cosa? Ma quello è un pelo di gatto ancora! Ma dove?
tuo pollice! Ma non è vero! Ma non è vero cosa? Guarda contro luce! Aspetta. Guardalo! Che merda! Non è vero, volevamo fare cin cin! Basta andare. Ora non c'è più. Andrea, però non hai finito le salse, cioè è maleducazione. Ora qua io almeno l'ho messo. Sì, non hai le salse, problema le crocchette, le abbiamo mangiate. Ma scendeva quasi meglio, difatti pare quante le abbiamo mangiate io. Mi sa 160 quasi. Io di più, più o meno. Tu di più, 160. Vabbè, tu di più sì, cavolo, fai sembravi una macchina, cioè. Che sembravi un mulino, avete presente il mulino, no? Che tira sull'acqua, lì faceva uguale con le crocchette, faceva così. Ma il pollo, lo amo il pollo. Allora, ragazzi, mi raccomando, se volete un'altra sfida con il cibo, cerchiamo di raggiungere i 20.000 mi piace. Mi raccomando, la rifacciamo. Oggi abbiamo perso, ma la prossima volta, di volta in volta, cercheremo di dare sempre di più. Questo non ci sta, io non ce la faccio più. Non c'entra, ragazzi. No, è che se parlo forte, veramente mi sa che vomito. La bocca non cresce. Schifo! No, non la sto mandando giù perché c'ho le fino a qui. Bevi un po' di coca. Beh, ragazzi, 29 mi piace, rifacciamo questa sfida cercando di fare il nostro meglio. Quindi esatto. Latino, vuoi dire qualcosa di particolare visto che sei stato il re di questa sfida? Vai! Viva il pollo! Ok, ragazzi, dopo questa celeberrima frase vi diciamo che dovete lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci ripecchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi! Bella ragazzi! Sì, fatemi un bello occhiolino. Vado. Porco dinzi. Siete brincinto, ora lì. Come faccio a dormire stanotte con una pancia così? Dio.